Si voltò verso Agamennone e, parlando a voce altissima in modo che tutti lo sentissero, disse: «Figlio di Atreo, gli Achei oggi vogliono fare di te il più misero di tutti i mortali. Ti avevano promesso che sarebbero venuti a distruggere Ilio, la bella, e invece adesso piangono come fanciulli, come misere vedove, e chiedono di tornare a casa. Certo, non li possiamo biasimare. Sono 9 anni che siamo qui. Quando anche un solo mese lontani dalle nostre spose già ci farebbe desiderare il ritorno. E tuttavia sarebbe un tale disonore abbandonare il campo di battaglia dopo così tanto tempo e senza aver ottenuto nulla. Amici, dobbiamo avere ancora pazienza. Vi ricordate il giorno in cui ci radunammo tutti in Aulide per partire e venire a distruggere Priamo e i Troiani? Ve lo ricordate quel che è successo? Stavamo offrendo sacrifici agli dèi, vicino a una sorgente, sotto un bellissimo platano luminoso. E tutto a un tratto un serpente dal dorso rossastro, un mostro orrendo, che lo stesso Zeus aveva creato, sbucò da sotto gli altari e strisciò sull'albero. C'era un nido di passeri là sopra e lui salì fino a divorarsi tutto quello che trovò, 8 piccoli e la madre. E subito dopo averli divorati si tramutò in pietra. Noi vedemmo tutto e rimanemmo ammutoliti. Ma Calcante, ve lo ricordate cosa disse Calcante? È un segno. Disse: ce l'ha mandato Zeus. È un presagio di gloria infinita. Come il serpente ha divorato 8 piccoli e la madre, così noi dovremo combattere a Ilio per 9 anni. Ma il 10° anno prenderemo la città dalle grandi strade. Questo ci disse. E oggi voi vedete tutto questo compiersi sotto i vostri occhi. Ascoltatemi, Achei dalle belle armature. Non andatevene. Rimanete qui e noi prenderemo la grande città di Priamo. Così disse. E gli Achei gettarono un alto grido e tutte le navi intorno risuonarono in modo tremendo al clamore del loro entusiasmo. Fu a quel punto che Nestore, il vecchio, ancora lui, prese la parola e disse: «Agamennone, torna a condurci in battaglia con la volontà indomabile di un tempo. Nessuno abbia fretta di tornarsene a casa prima di aver dormito con la sposa di un troiano e di aver vendicato il dolore per il rapimento di Elena. E vi dico che se qualcuno nella sua follia deciderà di tornare a casa, allora non farà in tempo a toccare la sua nave nera che gli verrà incontro il destino di morte». In silenzio tutti stavano ad ascoltarlo. I vecchi. Agamennone quasi si inchinò. «Ancora una volta, vecchio, tu parli con saggezza». Poi alzò lo sguardo su tutti noi e disse: «Andate a prepararvi, perché oggi noi attaccheremo. Mangiate, affilate bene le lance, preparate gli scudi, date buon cibo ai cavalli veloci, controllate i vostri carri. Per tutto il giorno dovremo combattere e solo la notte separerà la furia degli uomini. Il petto gronderà di sudore sotto il grandissimo scudo e la mano si stancherà impugnando la lancia. Ma chiunque si azzarderà a fuggire la battaglia e a ripararsi vicino alle navi sarà un uomo morto». Allora tutti lanciarono un grido altissimo. E poi si dispersero in mezzo alle navi, ognuno andò a prepararsi alla battaglia, c'era chi mangiava, chi affilava le armi, chi pregava, chi faceva sacrifici ai suoi dèi chiedendo di scampare alla morte. In poco tempo i re di stirpe divina raccolsero gli uomini e li disposero in assetto di guerra, correndo in mezzo a loro e incitandoli a mettersi in marcia. E d'improvviso, per tutti noi, divenne più dolce combattere che ritornare in patria. Marciavamo nelle nostre armi di bronzo e sembravamo un incendio che divora la foresta e lo puoi vedere da lontano, puoi vederne i bagliori luminosi splendenti salire nel cielo.
Scendemmo nella pianura dello Scamandro come un immenso stormo di uccelli che scende dal cielo e si posa con gran strepito e battere di ali sulla prateria. La terra rimbombava terribile sotto i piedi degli uomini e gli zoccoli dei cavalli. Ci fermammo vicino al fiume, davanti a Troia. Eravamo migliaia, tanti quanti sono i fiori a primavera. E solo questo desideravamo: il sangue della battaglia. Principi stranieri, suoi alleati, radunarono allora gli uomini e si lanciarono fuori dalla città, a piedi o a cavallo. Noi udimmo un immenso tumulto. Li vedemmo salire sulla collina di Batiea, una collina che si ergeva isolata in mezzo alla pianura. Lì si schierarono ai comandi dei loro capi. Poi iniziarono ad avanzare verso di noi, urlando come uccelli che stridono in cielo annunciando una lotta mortale. E noi marciammo verso di loro, ma in silenzio, con la rabbia nascosta nel cuore. I passi dei nostri eserciti sollevarono una polvere che come una nebbia, come una notte, si divorò tutto. Alla fine giungemmo gli uni davanti agli altri. Ci fermammo. E allora, d'improvviso, dalle schiere dei troiani uscì Paride. Simile a un dio, una pelle di pantera sulle spalle. Era armato con arco e spada. Stringeva in una mano due lance dalla punta di bronzo e le agitava verso di noi, sfidando a duello i principi achei. Quando Menelao lo vide, gioì come un leone affamato che si imbatte nel corpo di un cervo e lo divora. Pensò che era giunto il momento di vendicarsi dell'uomo che gli aveva rubato la sposa e saltò a terra dal carro impugnando le armi. Paride lo vide e gli tremò il cuore. Tornò indietro in mezzo ai suoi per sfuggire alla morte, come un uomo che vede un serpente subito balza indietro e trema e fugge pallido in volto, così. Lo vedemmo scappare, finché Ettore non lo fermò gridandogli: Paride, maledetto seduttore, bugiardo, non vedi che gli Achei ridono di te? Ti credevano un eroe solo perché si facevano impressionare dalla tua bellezza, ma adesso sanno che non hai coraggio e non hai forza nel cuore. Proprio tu, che ospite di Menelao, in terra straniera, gli hai portato via la moglie, tornando a casa al fianco di quella donna bellissima. Ma quella era gente guerriera, Paride, e tu sei diventato la rovina di tuo padre, della tua città, di tutto il popolo. E adesso non vuoi affrontare Menelao. Peccato, scopriresti che razza di uomo è quello a cui hai rubato la sposa e cadresti nella polvere a scoprire come sono inutili la tua cetra, il tuo volto bellissimo e i tuoi capelli. Ah, siamo davvero vili, noi troiani. Se no a quest'ora tu saresti sepolto sotto un cumulo di pietre a scontare tutto il male che hai fatto. Allora Paride rispose: tu hai ragione, Ettore, ma che cuore hai, sempre inflessibile, come una scure che affonda nel legno dritta. Mi rinfacci la mia bellezza, però anche tu non li disdegni i doni degli dèi, i talenti che ci hanno regalato. Possiamo rifiutarli? Possiamo per caso sceglierli? Ascoltami. Se vuoi che io mi batta in duello, fa sedere tutti i troiani e tutti gli Achei e lascia che io e Menelao, sotto gli occhi dei due eserciti, ci battiamo per Elena. Chi vincerà si prenderà la donna e tutte le sue ricchezze. E quanto a voi, troiani e Achei, stringerete un patto di pace e i troiani ricominceranno a vivere nella fertile terra di Troia e gli Achei torneranno ad Argo, alle loro ricchezze.
e alle loro donne, bellissime. Grande fu la gioia di Ettore quando ascoltò quelle parole. Avanzò da solo in mezzo ai due eserciti e, sollevando al cielo la lancia, fece segno ai troiani di fermarsi. E loro gli ubbidirono. Noi iniziamo subito a prenderlo di mira con frecce e pietre. Allora Agamennone gridò: fermatevi, Achei, non colpitelo. Ettore vuole parlarci. E allora anche noi ci fermammo. C'era un grande silenzio. E in quel silenzio Ettore disse, parlando ai due eserciti: ascoltatemi. Ascoltate quello che dice Paride, colui che ha scatenato questa guerra. Lui vuole che deponiate le armi e chiede di combattere lui solo contro Menelao e decidere in duello chi avrà Elena e le sue ricchezze. Gli eserciti rimasero in silenzio e allora si sentì la voce possente di Menelao: ascoltate anche me, che sono l'offeso e che più di ogni altro ho dolore da vendicare. Cessate di combattere, perché ormai troppo avete sofferto per questa guerra che Paride ha scatenato. Combatterò io con lui, e il destino deciderà chi di noi due deve morire. Voi trovate un modo di fare la pace al più presto. Gli Achei vadano a prendere un agnello da offrire a Zeus, e voi troiani procurate un agnello bianco e uno nero per la terra e il sole. E andate a chiamare il grande re Priamo, perché sia lui a sancire la pace. I suoi figli sono superbi e infidi, ma lui è un vecchio, e i vecchi sanno guardare il passato e il futuro insieme e capire cosa è meglio per tutti. Venga lui e si suggelli la pace, e che nessuno osi infrangere i patti sanciti nel nome di Zeus. Io sentii le sue parole e poi vidi la gioia di quei due eserciti improvvisamente uniti dalla speranza di mettere fine a quella guerra luttuosa. Vidi i guerrieri scendere dai carri e togliersi le armi di dosso e posarle a terra, coprendo i prati di bronzo. Non avevo mai visto la pace così vicina. Allora mi voltai e cercai Nestore, il vecchio e saggio Nestore. Volevo guardarlo negli occhi e nei suoi occhi vedere morire la guerra e l'arroganza di chi la vuole e la follia di chi la combatte.